Lei pensa che ci sia stato anche nel passaggio appunto dalla vecchia alla nuova amministrazione qualche resistenza nell'apparato, diciamo, del comune, nel seguire magari quella che inizialmente poteva essere da parte del nuovo sindaco un'iniziativa entusiasta? Ma direi di sì, anche perché la cosa incredibile è questa. È umano che la vecchia amministrazione aveva fatto questa società di servizi e le persone assunte in questa società di servizi e insieme a quella polisportiva che aveva Vi gestito le aveva attività, preceduto, insomma. non è che non fossero entusiaste. Certo, non vedevano questo enorme incremento e non è che non erano entusiaste, però di certo Un po' di gelosia, un po' di... gelosia, ma più che altro, man mano che si palesavano tutta una serie di inadempienze nella gestione precedente, non erano felici che io, naturalmente ovviando ai problemi, indirettamente evidenziavo le carenze. Ma addirittura la cosa che mi è sembrata più strana è questa, che di questa società di servizi il capitale è al 100% del comune. Come mai il Comune non ha avuto la forza o addirittura, ma direi il diritto di ovviare alle problematiche? Ma se si pensa che addirittura io, quando ho visto il discorso degli assistenti bagnanti, prima di convincere questa benedetta società di servizi a organizzare un corso per tutti gli istruttori, ho dovuto portare la gazzetta ufficiale del 96, in cui c'era un decreto, parlo del 96, del Ministero degli Interni che evidenziava le problematiche, le responsabilità di far lavorare bambini, istruttori, senza che ci fossero. Certo. Quindi, siccome c'era anche. Ma lei ovviamente ha rappresentato più volte al comune, all'assessore, al sindaco queste sue difficoltà. Insomma, lei, ha detto chiaramente, insomma, no, non lasciatemi almeno da solo con questo cerino acceso in mano. Ma addirittura credo che avranno raggiunto le 200 fra email, raccomandate, telefonate, incontri, una cosa continua che purtroppo mi lasciavano. Io sono stato 5 mesi quotidianamente lì dentro, quindi mi appariva le segretarie che erano quelle che ricevevano praticamente la faccia della società, persone della FB Servizi, persone gentilissime, ma alcune impreparate, altre legate alla vecchia amministrazione, un coacervo di, abbiamo detto, una storia all'italiana, da cui sono uscito e vorrei adesso che dai parte. Ovviamente, noi abbiamo letto anche qual è stata la versione dell'amministrazione comunale nel commentare le sue dimissioni, anche la richiesta di ripensarci per l'ennesima volta, e comunque il ringraziamento per il lavoro svolto. No, sembra quasi come quando si esonera un allenatore che magari non va d'accordo col presidente, ma qui insomma non è che Ma siamo in una squadra di calcio, io non lo è... ritengo molto umano e anche giusto che gli amministratori, che poi sono quelli che stanno provvedendo, hanno già cacciato, impegnato più che cacciato, diverse migliaia di euro, decine di migliaia di euro per ottenere questo titolo, diano poca importanza alle dimissioni, ed è bene che la società vada avanti per rispetto dei bambini, genitori, utenti, perché la cosa più importante è questa. Naturalmente, si trovano in imbarazzo e quindi debbono assumere questo atteggiamento, anche se è proprio il giornale, prima che io dessi a voi il comunicato delle mie dimissioni, aveva pubblicato il centro credo del 5 gennaio, i risultati della commissione, come ho detto prima, Sì. che aveva esaminato gli impianti e della Ma lei ci piscina. crede che ci sia un endorsement del presidente del CONI Gianni Petrucci su una situazione, insomma, così, diciamo, tra virgolette, ancora irrisolta? Chiamiamola solo Ma irrisolta. credo che il buon Gianni deve spingere lo sport, quindi gli avrà detto: mettete a posto queste cose, mi fa piacere vedere in voi l'entusiasmo, tutto sommato è sempre un titolo che appartiene allo sport. Non so a che cosa serve, perché avere questo titolo, oltre che metterlo nelle carte intestate, significa poi organizzare manifestazioni di una certa. La stessa cosa praticamente di Pescara. Lei è da decenni presente
dove si fa la politica sportiva vera, cioè oltre che nelle sale del CONI, in quelle delle federazioni nazionali e internazionali, non soltanto del nuoto, ma anche dei comitati olimpici, insomma, ha vissuto Olimpiadi e altre situazioni, anche tra virgolette politiche riguardanti lo sport. Ma ci vuole spiegare a noi abruzzesi che cosa significa diventare città europea, capitale europea dello sport? Cioè, qual è il reale valore di questo? Di questo titolo, anche a fronte di quello che leggiamo, vale a dire città che spendono di più, città che spendono di meno per potersi accreditare. Cioè, qual è il vantaggio reale di poter ottenere questo titolo? Onestamente non ho capito. Dicono, e speriamo che sia così, sia per Pescara che per San Giovanni, che con i grandi eventi, che naturalmente impiegheranno capitale, infatti ho letto che l'amministrazione comunale di Pescara giustamente ha programmato di spendere centinaia di migliaia di euro, che quando c'è un evento affluisce gente da fuori, quindi vivono negozi, alberghi e tutto. A me sembra una cosa che è auspicabile, ma credo che non si riesce a portare gente con i giochi del Mediterraneo, non si riesce a portare dall'esterno, parlo. Chiaro che se si fa una manifestazione, ecco, io a Lignano Sabbiadori in realtà io ho contributi dal comune e dalla regione perché arrivano 1500 bambini più genitori e altro, stanno lì 7 giorni, è chiaro che c'è un, speriamo che anche sia San Giovanni che non utilizzi questo titolo per metterlo sulle carte intestate, ma lo faccia, si prepari a fare anche il rugby, il calcio, perché gli impianti che ci sono meravigliosi. L'unica cosa è che di società sportive a un certo livello non è che ci siano. Bisognerà che l'assessore allo sport e gli altri riescano a ottenere eventi importanti che realmente portino gente a San Giovanni. Sono due comuni limitrofi, si potevano unire, fare un'unica area metropolitana dello sport, il famoso discorso che c'è sempre. Ecco Pomiglio, la pallanuoto in generale, parliamo del momento che sta vivendo questo sport a livello internazionale con una nuova generazione che sta anche qui riportando in alto i colori dell'Italia ai vostri antichi fasti, insomma, ma nemmeno tanto, insomma, anche perché ci sono dei ragazzi anche in questa nazionale a partire dal suo allenatore che appartengono appunto a quella generazione di campioni. E in Abruzzo il movimento pescarese come lo inquadra in questo inizio di anni 2000? Io penso 2010. Una cosa, la nazionale in realtà è una continuazione della storia. Beh, anche perché il manager attuale si chiama Amedeo Pomiglio, se vogliamo. Amedeo Pomiglio più che il manager è quello che in realtà prepara le partite. Sì. Per quanto riguarda la pallanuoto pescarese, certo, oggi non è un momento ideale come risultati. Purtroppo anche un campionato di A2 va affrontato con diverse aspettative, se non altro a livello della qualità dei giocatori. Penso che non si debba auspicare quando si parte con un campionato la salvezza, perché sì, è vero, umiltà, però poi se prendi i giocatori che poi non riescono neanche a vincere una partita in 6 partite, qualcosa non va, e credo che per quello che posso conoscere dalle voci che gira, non è neanche colpa dell'allenatore. Sembrerebbe che qualche rinforzo forse può uscire, può vedere, ma non ne sono molto informato. Certo è un peccato se dovesse verificarsi la retrocessione, credo che è un peccato per la pallanuoto a Pescara. E per il movimento generale si è spenta un po' quella spinta, credo, promozionale, sì, nata dai vostri successi. Sì, sì, quando io lasciai nel 2002 che la squadra poi retrocesse, si sopravvisse con diverse vicende, poi non si iscrisse più. C'era un programma da coinvolgere gli altri comuni della regione, purtroppo non fu fatto, ma poi non è che abbia seguito troppo. Purtroppo la vicenda della pallanuoto a Pescara stava risorgendo adesso e mi auguro che possa salvarsi col titolo di A2 e sperare che il prossimo anno si
ci si metta con un diverso spirito a costruire una squadra che possa aspirare alla promozione in A1. Oh, Gabriele Pomiglio, se le dovesse telefonare qualche altro sindaco, intanto ricordiamo che lei ha avuto, non l'abbiamo detto ma lo diamo per scontato, lei ha avuto questo incarico e l'ha svolto con un anno di lavoro a titolo gratuito e non ha avuto nulla a pretendere né avrà nulla a pretendere. Ma addirittura, a prescindere di San Giovanni Teatino, cioè sgomberiamo intanto. Sono 5 mesi di lavoro quotidiano. Addirittura coinvolgendo pure, siccome non guido la macchina, mia moglie che come all'operaio andava al mattino, lo portava e poi tornava la sera a riprenderlo. Ma non solo è stato a titolo gratuito, io avevo deliberato che addirittura gli eventuali utili delle scuole nuoto venivano impiegati per far entrare gratuitamente i bambini che, avendo un buon profitto a scuola, che era la cosa principale, appartenessero a famiglie meno abbienti, e mi auguro che chi oggi ha preso la presidenza o la direzione di questa rispetti questo impegno preso all'inizio in una conferenza stampa dove si è detto tutto. Sì. Delusione e soprattutto diciamo anche un po' di fastidio per essere stato tirato in ballo in una vicenda tra virgolette all'italiana che potrebbe avere anche qualche riflesso antipatico, questo sì. Ma più che delusione o altro, perché in realtà poi devo dire che sì, è vero che mi hanno coinvolto amici pregandomi di fare questo, però è un dispiacere che lo sport purtroppo sia una cosa che ha delle caratteristiche tali che invece di essere guardato con rispetto, quando tu mi chiedevi i governi di altre nazioni guardano lo sport come non solo una crescita delle nuove generazioni, ma anche un risparmio economico. Cioè lo sport, se i ragazzi sono impegnati nello sport, hanno una passione, se non altro anche fisicamente, si stancano facendo lo sport, non certo si dedicano ad altro. Purtroppo se un governo e una, questo lo dico, quando dico governo dico a cadere regione, provincia, comune, capissero questo, dovrebbero supportare economicamente e anche progettualmente lo sport in tutte le sue forme. Questa è la cosa che mi meraviglia, perché se non riusciamo a capire questo, ecco dove ci troviamo. Se c'è qualche sindaco che lo capisce, che le dovesse telefonare, lei ormai non risponderà più a queste sollecitazioni, nemmeno se glielo... Se glielo chiedessi. Alla fine dei conti, no, senza capirlo, gli amici, senza capire che cosa c'era, ma quello che ho detto di questa incapacità del comune di intervenire sulla società di cui era proprietà azionista al 100%, mi fa capire che in realtà pure loro hanno trovato chissà quale difficoltà di potersi, poi specialmente nei comuni piccoli, sono 13.000 abitanti, pur se è un comune ricco perché ha tutti i centri commerciali, però sono parenti, io mi sono trovato diverse volte a dover, chiamiamolo redarguire, ma comunque a sospendere delle persone, istruttori o altro, che poi però si recavano al sindaco, all'assessore, allo sport, capito? Siamo in Italia, una storia italiana, quella che abbiamo raccontato, una storia che ci ha raccontato Gabriele Pomiglio, appunto accettando il nostro invito, una storia che riteniamo chiusa qui, perché ormai adesso sì. Ognuno per la sua strada, le sue dimissioni sono irrevocabili. Anzi, mi auguro le migliori fortune per l'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino, che non è l'oggetto della sua... No. Del suo rimorso, della sua delusione per quanto è accaduto, però insomma volevamo raccontarvela, finiamola qui. Grazie Gabriele Pomiglio, grazie ai nostri telespettatori. Grazie a voi.